quello che stai guardando non è un video del broski. Primo, perché non ho voglia di fare un video. Secondo, perché i pantaloncini dell'RA e le infradito. Il broski è uno di noi. Ma se avessi voluto fare un video, visto che stavo mettendo a posto la libreria e mi sono imbattuto in questi due libri, avrei iniziato dicendo: non esiste alcuna mostra e museo di graffiti che non inizi con questi, perché questi si chiamano libri neri, black book, e sono l'inizio della storia di un graffito. Ovvero dove il graffito viene ideato. Ti spiego. Tu generalmente sei abituato nella tua città a vedere sui muri graffiti belli, brutti, grandi, colorati o meno. Ma l'artista non li prova prima sul muro, li prova prima sul libro. Ecco i vari black book dell'artista. In questo caso l'artista si chiama Paz, è un artista di Brooklyn degli anni 80, credo. Ha provato e perfezionato il suo stile prima di farlo sul muro, su carta. E non esiste un writer o uno street artist che non ne abbia uno o più di uno. I black book nascono anche per esigenza negli anni 70, quando non c'erano i telefonini, tantomeno le macchine fotografiche, non si avevano i soldi. Quindi tu immagina di essere un writer di quei tempi che vuoi flexare agli amici che quel graffito sul treno l'hai fatto tu. Come facevi? L'unico modo per dimostrarlo era farlo sul tuo quaderno nero e farlo vedere agli amici che quello è uguale a quello sul treno. Quindi l'ho fatto io. Ma tanto questo non è un video del broski, quindi bella da Pippo il bagnino. Pippo uno di noi, uno di noi.